Kingdom Hearts. Io mi ispiro sempre a lui quando vado in palestra. Dead or Alive ti piace? Sì, molto. Qual è il tuo gioco preferito di sempre? Oggi Seba va al Book Off per guardare un po' di retro gaming e altro, per un tuffone mega galattico dei videogiochi retro e un po' di sano nerdismo, che non fa mai male. Ciao a tutti, benvenuti su un altro video di Sebastiano Serafini. Yay, in Giappone. Siamo nella stazione di Otsuka, che sembra di essere in un film con Rodolfo, che oggi ci farà vedere un negozio di videogiochi, perché non posso andarmene e tornarmene in Italia senza aver visto un negozio di videogiochi, almeno farvelo vedere, che però è di là. È lì praticamente dove c'è il Hyoten Shima Pachinko, dove c'è il Pachinko in angolo praticamente, dove c'è Book Off. Vedi, andiamo a fare un giro lì a vedere com'è il posto, speriamo di trovare qualcosa di grande. Adesso la zona l'hanno rifatta, è più bella. Eccolo qui il Book Off. Vendono ancora l'Xbox, la PlayStation 4 a 2000 yen. No, è sconto di 2000 yen. Guardate quanti giochi. Troviamo un gioco che ho giocato. Hanno anche tanti vecchi libri, comunque. Non posso parlare troppo forte perché, guardate, questo è Kenshiro. E non sapevo che c'era il videogioco. Sì, no, però non è quello bello. Non è quello bello. Allora, io sono un fan, come tutti sapete. Eccolo qui, quello bellissimo. Qual è? Arcade. Gira dietro. Vediamo. Guarda che bello. Okay. Fatto degli stessi di Guilty Gear e di altri giochi. E fatto dalla Sega, è bellissimo. Io mi ispiro sempre a lui quando vado in palestra. Jojo, io guardavo l'anime. Questo io me lo ricordo, questo gioco. Però questa versione qua vale poco, immagino, no? Sì, sì, no, non vale tanto. Ecco, infatti io Silent Hill 2. A chi piace Silent Hill? Scrivetemelo nei commenti. Ci ho giocato questa però la versione GameCube. Questo e anche questo ci ho giocato la versione GameCube, esatto. Però non mi è piaciuto. Beh, perché era più bello su Play, alle volte. Infatti. Dovete sapere che questi Book Off ci sono un po' in tutte le stazioni, però ogni stazione c'ha le cose diverse. Io sto alla ricerca di Project Zero versione Xbox, che non c'è ovviamente, ma sapevo che non c'era. Kingdom Hearts. Questo valerà poco però. Un euro? Vedete quanto costa? Tipo anche 100 euro questo. Sì, l'anno scorso costava 3000 yen, ora. Vedete? 3000. Che veramente dovete sbrigarvi a comprarle queste retro game, perché una volta che finiscono. Ora Resident Evil 2, guardate, costa 10 euro. Vabbè. Parasite Evil 2, io lo voglio. Questo lo voglio comprare. Costa poco. È il 2? Io mi sembra che ho l'1, però non ho il 2. Tekken, vedi qua, è Jojo. Tekken. Oh, Tekken bello. C'è Gran Turismo. Dragon Quest. Voi l'avete giocato Mario Party 10? È il più brutto di tutti. Tu l'hai giocato Mario Party 10? È brutto. Bruttissimo, sta cosa di... è noioso. Io sono un mega fan di Splatoon, che a Narita l'altro giorno ha fatto anche la gacha, mi sono preso. Questo forse è uno dei più brutti dei Fatal Frame, però è sempre bello. No, però mi è piaciuto anche questo, che il 4 era talmente bello che il 5. Primo Metal Gear. Sì, costa un cazzo. Che costa un cazzo. No, si può dire parolacce? No. Costa poco. Esatto. Io ancora non ce l'ho la Switch, però Splatoon 2 è il gioco che vorrei forse più giocare della Switch, assieme a Mario Odyssey. Quando comprate i giochi, se il giochino ha la fascettina, si chiama Spine Card, in Giappone si dice Obi, il valore può anche raddoppiare del gioco. Capito? Quindi se avete tenuto perché questa, da collezionisti, io di solito queste le mettevo sempre dentro il videogioco, quindi l'ho tenute tutte. Quindi tu devi sempre guardare da qui se magari l'hanno infilate dentro, qualche volta le trovi. E vale molto di più il gioco. Vedi. Mamma mia, infatti l'ho sempre tenuto, io tenevo anche lo scontrino. Addirittura. Sì, esatto, perché no, però quello vale tantissimo. Non lo so perché. Non lo so perché, però l'ho sempre tenuto. Street Fighter 2 del Game Boy. Questo te lo compri? No. No, però. Non colleziono Game Boy. Qual è il tuo gioco preferito di sempre? Tekken? Tekken? Per davvero? Tekken quale? Tekken Tag? No, Tag no, è il 7. Il 7. E molta gente non piace. A me il mio preferito. Questo è bellissimo. Davvero. Ma a te piacciono? Ma perché non lo so? Che il picchiaduro piace. Il picchiaduro mi sanno perché un po'. È sempre una sfida contro una persona, capito? È sempre sfidare uno a migliorarsi. Invece a me. No, il picchiaduro no, perché mi sembrano. Mi piacevano di più quando ero più piccolo. Invece adesso vedi, questo adesso è Gizawar, che è il cattivo di Real Bout, Fatal Fury. L'hanno aggiunto adesso in Tekken 7. Che non c'entra niente, la gente sa. Non potevano aggiungere tipo Yuriko Tiger, per dire, al posto di Lucky Chloe. Infatti potevano chiamarla. Potevano chiamare anche me, potevano mettermi nel... ma scusa, però per mettere lui. Infatti c'è un personaggio che si chiama Claudio. Sì, Serafino, infatti. Esatto, ho detto, ma perché non prendono te? Ma infatti era molto più bello e molto più interessante era. Ah no, ma il personaggio non mi assomiglia a niente. Potevano per niente, io prendevano te come figura. Infatti non c'era nessun italiano, era più bello. Arada, naka iken nakunattara sebaga kiara detara ito moimasu. Osusume suru Twitter ka Insta de renaku shite kudasai. Mattemasu. Le stecchi na gemitsu mo arigato gozaimasu. Parodius. Non lo conosco. Tutto. Tipo è una parodia dei personaggi della Konami. Ah, ma infatti li ho visti questi. Sempre questo tipo vedi la Medusa, sarebbe la Medusa di Castlevania. Ah, che figo! Se non spara tutto è una. È tipo, ma ti ricordi che una volta l'avevano fatto anche quei personaggi di Tech di Final Fantasy, un gioco di lotta? Air Gaze? Sì, che c'erano sia quelli di Final Fantasy che quelli di.
di un altro gioco, adesso mi ricordo. Però capito quale, c'era anche Cloud, sì, c'era Cloud, c'era Tifa, sì, era bellissimo quel gioco. Quello della Play 1. Ce l'ho. Stargate si chiamava. Era bellissimo, sì, ma poi l'hanno fatto un'altra versione, vero? Io comunque vorrei veramente giocare a questo. Oh, guarda che c'è un Final Fantasy, qua c'è Final Fantasy 6. Guarda che c'è anche il Final Fantasy, ma costa pochissimo, eh. Ma invece la versione europea costa di più. Un altro Biohazard. Vedi? C'è la fascetta, c'è. Vedi, c'è la fascetta, c'è dentro. E loro non lo sanno, io questo è un buon prezzo, questo solo prende. E vedi, che la gente, vedete, lui che è un esperto, sa sta cosa della fascetta. Esatto, vale di più e me lo tengo per collezione, eh. Non me lo vendi. Che gioco è, scusa? È World Heroes 2. Questo è stato il primo horror, sì, prima esatto. Ancora di... Non l'ho mai giocato, è però ho visto... Bello, eh? No, che c'è il tipo che viene in giro con, con le forbici, no? No, quello è Hunting Ground. No, con le forbici, no, è il Clock Tower. Ah, hai ragione, sì, è Clock Tower. No, Hunting Ground ci ho giocato, che c'è la tipa col cane. Esatto. E poi c'è sta cattiva che è un robot. Ve l'ho già spoilerato. Mi sa che tu conosci anche Rule of Rose. Non l'ho mai giocato, però lo conosco. Quello non ce l'ho. 30.000 yen quello. Non ce l'ho, che è quello delle ragazze in collegio. No, però Clock Tower è una cosa che ho visto soltanto su un giornale che ne parlavano. Mi ispirava tantissimo, però non l'ho mai giocato. Però sembrava divertente. A parte Tekken, altri giochi che ti piacciono? Resident Evil, chi è che non piace? Biohazard è stupendo. Più di Silent Hill? Sì, perché mio fratello giocava a Silent Hill. Ma io preferisco Silent Hill. Però il mio preferito rimane Project Zero. Ti ricordi la prima volta che entri nella casa? È stata una cosa. Io il primo gioco horror è stato Project Zero. Okay. Poi l'unico che l'ha superato, sì, secondo me, Siren. Siren 1 e 2. Più l'uno che il 2. Non era super famoso, eh. Ma era bellissimo, era difficilissimo. A me piaceva la difficoltà nei giochi. Questo sì, l'ho giocato e finito. Non lo so, mi è piaciuto, però non mi ha fatto innamorare. Diciamo che rispetto ad altri giochi, vediamo che cos'altro hanno per la... Oh, Kirby, non ce l'ho. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro gioco preferito tra questi che avete visto. Oh! Chocobo Dungeon. L'hai giocato? No. Questo deve essere interessante. Andiamo a vedere i giochi della Play 2, se ti va bene. Ci spostiamo di nuovo nella sezione PlayStation 2. Però è un po' noiosa la sezione PlayStation 2. Dead or Alive ti piace? Sì, molto. Questo gioco è bellissimo. Però ho giocato anche il remake per la Play 3. Non mi è piaciuto 3. Così tanto. Questi giochi qua, la gente non li compra sia perché non sono stati tradotti. E poi perché non sono conosciuti. Chi c'è? Infatti, come fai a giocare a un gioco sentimentale così? Sono tutti testuali, presente. Giochi che in Giappone vanno, ma in Italia no. Però di Zero avere solo questo. No, Hunting Ground. Perché io praticamente tornato in Italia. Sono andato in questa vecchia casa, proprio nella mia regione, di mia nonna. Ho detto voglio giocare a tutti i giochi vecchi. Quindi ho preso Hunting Ground, Siren. Però quello che mi ha attirato di più è stato Project Zero. Infatti, poi per quello che sono tornato e mi sono comprato tutti i giochi. Ho giocato al 4, al 5. E Hunting Ground non mi è piaciuto invece. No. Mi è piaciuto quando ci avevo giocato a suo tempo, mi era piaciuto, però era troppo statico, lei si muoveva in modo strano. Stessa cosa per Resident Evil, non mi piaceva. La nostra generazione che compra retro gaming, cosa fa? Vede che la grafica è 2D, quindi la grafica 2D non invecchia mai male. Sì. E per questo che la gente ci rigioca più volentieri. Kunio-kun, vedi? È un picchiaduro che graficamente non è bello, però se lo ricordavi bruttino ai tempi rimane bruttino ancora, ma la gente ci gioca. Guarda, tu sei qua, nessuno si comprerà mai tutta questa valangata di robi. No, però guardate, c'è la fila, quando escono i nuovi, ci sono anche i poster, comprano per le limited edition, quello sì, solo per la scatolina col pupazzino. Vabbè, fammi vedere cosa abbiamo comprato. World Heroes 2 e poi Final Fantasy 7. Adesso andiamo a comprare. Spero che questo video tour vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi video, magari farò un altro video in un altro book off, magari vado addirittura a Kihabara a comprare altri giochi. E noi ci vediamo domani con un altro video, sempre alle 2 di pomeriggio. Ciao.